Dio, vogliamo alzarci all'impiedi. Voglio chiedervi per un attimo di chinare il capo, pregare per la parola del Signore. Gloria al tuo nome. Signore, grazie come ci stai rallegrando con la tua presenza. Ora parlaci mediante la tua parola. Ogni cosa per Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Apriamo le nostre Bibbie nel secondo libro del profeta Samuele, capitolo 5. Leggeremo il verso 24. Seconda Samuele, secondo libro di Samuele, capitolo 5, leggiamo il verso 24. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, allora lanciati subito all'attacco, perché il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Lo rileggo. Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, allora lanciati subito all'attacco, perché il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Il popolo di Israele è sempre stato in lotta con questi Filistei, nemici del popolo del Signore, perché effettivamente la vita cristiana in un certo qual modo è una battaglia, è una lotta, prima verso la nostra vecchia natura e poi contro tutto quello che ci è intorno. Ma noi siamo gioiosi nel Signore perché abbiamo chi ci difende ed è Dio. Amen. E anche in questo caso potete leggere alle vostre case l'intera storia, ma credo che la si conosca bene. Il popolo filisteo stava andando contro al popolo di Israele, capeggiato in questo momento dal re Davide. Davide si consultò con il Signore lo fortificò, parlò al suo cuore e gli disse quello che abbiamo letto prima: quando tu udrai un rumore, allora lanciati, lanciati, perché in quel momento il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito. Un rumore. Quando udrai un rumore. Mi colpiva molto questa parola, rumore, perché proprio quando udrai questo rumore, che cos'è questo rumore? Il rumore fondamentalmente è un qualcosa che disturba il nostro udito, non è un suono dolce, un suono piacevole, anzi è un qualcosa di fastidioso per certi versi. Qualcosa, dicevo prima, che ci disturba. Non è una bella melodia che magari ti rasserena, ti dà serenità, ti dà quiete, no? Come le ninna nanne che si cantano ai bambini, dolci, sommesse. Il rumore no. Il rumore è un qualcosa che tu ascolti e che ti disturba, ti infastidisce. Ti fa in un certo qual modo schizzare in piedi, no? Io alcune volte, quando avevo qualche amico ospite a casa, mi divertivo a svegliarlo con la tromba dello stadio, no? E chi le zumbava? Perché questo suono, questo rumore, ti infastidisce, ma al tempo stesso ti dà una sorta di carica, una sorta di energia. Come quando si ascolta un allarme improvviso, no? Un rumore particolare che ti mette in allerta, ti mette magari anche in ansia, e poi subito d'impeto tu corri, tu parti, un rumore. E valutando alcuni episodi nella parola del Signore, ho notato che spesse volte l'opera di Dio comincia proprio con un rumore. Ho notato che tante volte la mano di Dio si muove e opera e compie cose meravigliose proprio preceduta da un rumore, da un qualcosa che apparentemente ci dà fastidio, che apparentemente noi non mettiamo in conto, ma al tempo stesso, come dicevo prima, ci scuote
ci dà energia e noi vediamo la gloria del Signore. Un rumore. Avete notato però, fratelli, che ai bambini piace il rumore? Ai grandi non piace, ai bambini sì. Si diceva prima, bisogna diventare con piccoli fanciulli. Grazie a Dio. E dicevo prima, ho notato che nella parola del Signore ci sono degli episodi in cui appunto la gloria di Dio si manifesta, proprio preceduta da questa cosa, da questo rumore che ho detto prima. Voglio meditarne con voi alcuni in maniera molto veloce, affinché il Signore possa darci una parola buona per ognuno di noi. Amen. Un giorno Nicodemo, un maestro di Israele, andò a Gesù. Conosciamo la storia. Vi andò di notte per non farsi accorgere dagli altri. E ci dice la parola che quest'uomo, maestro dei giudei, andò lì perché aveva visto questo personaggio che iniziava a muovere i primi passi fra il popolo, questo Gesù, figlio di un falegname. E ci dice la parola che lui andò e gli disse: maestro, fu molto educato Nicodemo, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare quello che tu fai se Dio non è con lui. Era educato e sapeva pure ragionare. E in un certo qual modo, per quella che era la sua conoscenza, perché conosceva anche la legge mosaica, ovviamente di quel periodo, sicuramente aveva intuito che quell'uomo, quel Gesù, quel personaggio aveva delle forti attinenze con quelle che i profeti prima di lui avevano detto. E mi piace considerare l'atteggiamento di questo maestro, di questo Nicodemo, perché, dicevo prima, è educato, è intelligente, parlava a Gesù. E poi Gesù a un certo punto gli dice una cosa che lo spiazza. Dice: Nicodemo, devi nascere di nuovo. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può vedere il regno di Dio. E poi il Signore Gesù continua. Dice: tu, lo leggo, il vento soffia dove vuole, e gli dice: tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove vai. Una risposta che spiazza quest'uomo. Lui era andato lì pieno di intenzioni, eppure la risposta di Cristo per lui non fu qualcosa di piacevole, perché in un certo qual modo lo mise in discussione. Gesù ci benedice, Dio ci benedice, ma alcune volte ci mette anche in discussione. Grazie a Dio anche per questo, perché da lì si inizia a vedere la gloria del Signore. Qual era il problema? Il problema era che Nicodemo, come tutti noi, doveva nascere di nuovo. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo. E mi rivolgo a quanti sono in mezzo a noi, che sicuramente, come quest'uomo, hanno rispetto per il Maestro. Magari studiano la parola, la apprendono, sono rispettosi, dicevo prima, di quello che è Gesù, l'ambiente cristiano, e forse in un certo qual modo loro credono che va bene così. No, bisogna nascere di nuovo. Amen. Dicevo prima, queste parole misero in discussione quell'uomo, e io spero che in questa sera queste parole possano mettere in discussione anche tanti cuori che stanno ancora decidendo da che parte stare. Bisogna nascere di nuovo, è necessario nascere di nuovo, è un'esperienza profonda, spirituale. Non basta solo stare nel locale di culto, non basta solo conoscere a memoria l'intera Bibbia. Ci sono persone che la studiano, la conoscono sicuramente meglio di me, ma il punto rimane: bisogna nascere di nuovo.
Molti credono che magari facendo il semplice battesimo nell'acqua ci si sia guadagnati il regno dei cieli. Sicuramente è importante, quello è un frutto, ma qui parliamo di un qualcosa di molto più profondo, una nuova nascita, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, non solo un qualcosa di formale, di esterno. Ho visto delle comunità che hanno la vasca battesimale sempre aperta, con l'acqua dentro, e poi ho detto grazie a Dio, nelle nostre comunità sta sempre chiuso, perché magari qualcuno si trova a passeggiare sul pulpito, scivola dentro, si bagna e si crede che va bene così. Bisogna che si nasca di nuovo, occorre una reale, profonda esperienza. Dicevo prima, le parole di Gesù per quest'uomo rappresentarono un rumore, un qualcosa di disturbo. Ovvio che non voglio disturbare nessuno, né tantomeno la parola del Signore vuole disturbare qualcuno, ma spero che lo Spirito di Dio stia parlando a qualche cuore e gli faccia capire realmente che non si può andare avanti con un passo, con un piede dentro e un piede fuori, e ancora in questa sera sia possibile fare una scelta radicale, convinta, di dare completamente la vita al Signore, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, una nuova nascita, e poi continueremo il cammino glorificando il Signore. Amen. Ma non solo l'esperienza della nuova nascita, dicevo prima, era preceduta da questa sorta di rumore. C'è anche un altro episodio molto, molto interessante in cui la parola parla dello stesso schema. Se vi ricordate, un giorno il profeta Ezechiele si ritrovò in mezzo ad una valle piena di ossa, ossa secche. La parola di Dio è molto precisa, ossa secche. Era una sorta di cimitero a cielo aperto. Magari chi passava di lì vedeva giustamente ossa, residui. Ma Ezechiele invece sapeva bene che quelle ossa erano i resti dell'esercito di Israele dilaniato dall'esercito di Babilonia. E per il profeta era un qualcosa di molto significativo, perché lui ben sapeva che Dio ha sempre combattuto per il suo popolo. Dio ha sempre difeso il suo popolo e ancora oggi lo difende. Quindi in un certo qual modo è strano che fu distrutto. Conosciamo la storia biblica e sappiamo che questo episodio fu legato anche alla disciplina di Dio, perché Dio è un Dio d'ordine, è un Dio d'amore, ma l'amore è anche ammaestramento. Amen. Noi ringraziamo il Signore quando ci fa passare anche per il crogiuolo. Amen. Perché ci rende migliori, più simili al suo figlio Gesù. E dicevo prima, conosciamo la storia, lui si ritrovò in mezzo a questa valle e ci dice la parola che quelle ossa poterono rivivere. E il Signore disse ad Ezechiele, profetizza su quelle ossa, e ci dice la parola che d'improvviso ecco un rumore. E poi le ossa iniziarono ad unirsi, a ricrearsi, vide la pelle, la carne ritornare, poi la storia va avanti fino a quando Ezechiele non si ritrova davanti un esercito grande, grandissimo, un'opera gloriosa, anche in questo caso preceduta dal rumore. Noi dobbiamo servire il Signore, amen. E desideriamo servire il Signore, ma siamo coscienti che ad ogni passo, spesse volte, c'è qualcosa che tende a scoraggiarci, qualcosa che ci arriva alle orecchie. Magari noi vorremmo suoni dolci, suoni di quiete, invece quasi ad ogni passo ascoltiamo cose particolari, cose strane, cose che invece ci affliggono, rumori. Eppure
Da lì Dio compie un'opera grandissima. Perché è molto significativa questa profezia, questo episodio? Perché parla di ricostruzione, parla di restauro, amen, e parla in modo particolare dell'amore di Dio. Sapete, fratelli, per gli uomini, se una cosa si rompe è meglio buttarla. Per gli uomini, e forse anche per noi magari, se si rompe un elettrodomestico o qualcosa, forse ci conviene gettarlo piuttosto che ripararlo. Ma questo non vale per il Signore. Quando Dio creò l'uomo e lo pose lì nel giardino, lui era innocente perché non aveva ancora commesso alcun peccato, alcuna disubbidienza. Poi, tentato, disubbidì a Dio, e ci dice la parola che da lì dalla disubbidienza entrò il peccato e col peccato la morte. Ma questo non era l'idea di Dio. Tant'è vero che egli ha mandato suo figlio Gesù per redimerci, per ricostruirci, per ripristinarci. Quell'immagine di Dio che egli aveva creato dagli inizi, afflitta dal peccato, distorta dal peccato, per i meriti di Cristo, noi la riacquistiamo e continuiamo a dare gloria al Signore. Amen. Il nostro desiderio è quello di continuare a fare l'opera che Dio ci ha affidata. Non so se qualcuno è un po' scoraggiato, non so se qualcuno è un po' preoccupato. La vita è così, la vita è così, e noi viviamo pure noi. E dicevo prima, magari ci arrivano delle notizie particolari, degli eventi particolari che non vorremmo, ma nessuno si fermi, anzi, come abbiamo letto, proprio in quei momenti, lanciati subito all'attacco, perché proprio allora, come dice la parola, il Signore marcerà davanti a te. Adoriamo il Signore. Meraviglioso sei Gesù, alleluia. Glorifichiamo il nome di Dio. Forse la parola di Dio ha messo in discussione qualcuno in questa sera. E anche noi magari abbiamo udito un rumore, un qualcosa che in un certo senso ci mette un po' in crisi. Dicevo prima, la necessità di fare una scelta, o dentro o fuori, o ancora la necessità di continuare il cammino, non spaventati da quello che si vede, da quello che si sente, dalle notizie che ci arrivano. Noi siamo il popolo del Signore e Dio è con noi. Nessuno rallenti il passo, nessuno si fermi, anzi, ora è il momento in cui possiamo vedere la gloria del Signore.